siamo qui. Made in Taranto ci ha convocati e quindi con piacere siamo uniti nel costruire qualcosa di nuovo, che tanto nuovo non è, ovvero lo stare insieme per celebrare assieme il Natale con un obiettivo fondamentale, quello di donare un sorriso a chi non sta più sorridendo, ovvero le famiglie più bisognose. Io ho visto su Facebook un'immagine molto bella, una bambina che recava tra le mani un cartone con su scritto Made in Taranto. Ciò che viene costruito in Taranto ha anche questo potere, quello di far sorridere chi più non stava sorridendo. Naturalmente tutti diventano più buoni, ma noi dovremmo essere buoni tutto l'anno? È retorica? No, magari. No, dico magari fosse attuabile tutto l'anno l'essere buoni, soprattutto in funzione dei bambini che incolpevoli si trovano a vivere questo periodo che è veramente disastroso, brutto, triste, eccetera. Allora, sono stata tirata in mezzo, come si dice, no? Da Made in Taranto, che mi sembra un'iniziativa, mi sembra partita dalla volontà di persone buone che vogliono che in questa città si faccia qualcosa di buono, al di là delle stupide invidie, al di là delle stupide degli stupidi antagonismi. No, questo non va bene. E nel periodo natalizio, naturalmente, io che cosa potrò fare? La Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, verrò con le scarpe sane. Cercherò insieme ai miei amici del gruppo di strappare un sorriso a chi voglia dividere la mia morta. Alla prossima!